Benvenuti o bentornati sul mio canale. Dopo il recente successo dell'Esagraph Dollarone, che ha visto polverizzare i 150 esemplari in vendita, grazie anche alla collaborazione di Alessandro del canale Talk e di Paolo della Vita Secondo Zio Poli, canali che vi invito a seguire, ebbene, spinto sull'onda emozionale, ho deciso di provare il diver di casa HTD, l'Aquatic Skin Diver. Questo orologio fu lanciato in due versioni, lo Space Boy e il Pallettoni. Andiamolo a scoprire insieme. Come al solito partiamo dal corredo e soprattutto dal suo bracciale. Le maglie sono piene, così come i terminali sono pieni. Interessante è vedere come la clasp abbia moltissimi buchi per quanto riguarda la regolazione. Unica pecca è proprio insita nella clasp, che è un po' leggerina, mi sembra stampata in lamierino, ma ovviamente dobbiamo sempre confrontarla in base al prezzo a cui questo orologio veniva venduto, ossia di 380 euro circa. Ma andiamo a vedere il packaging, fatto di una controscatola in cartone molto carina, dove già è possibile vedere il nome del modello, l'Aquatic appunto, dentro questa custodia in similpelle di colore blu. E aprendolo scopriamo il modello Pallettoni, chiamato così proprio per via di questi indici appunto a pallettoni. Partiamo proprio dal dial, che risulta essere semplice, con questi indici stampati, ma comunque in rilievo per l'abbondante applicazione del materiale luminescente, il classico logo HTD a ore 12 con la scritta Skin Diver, e in basso a ore 6 la scritta del modello Aquatic e il dato sull'impermeabilità di 200 metri, espressa anche in piedi. Il quadrante di colorazione nera, oserei dire matte. Le sfere sono abbastanza classiche e la sfera dei secondi è a freccia. Proteggere questo dial ci pensa un vetro zaffiro con un trattamento antiriflesso che in realtà non è molto performante, ma lo scopriremo in seguito. Il cinturino che vedete è un cinturino aftermarket, non è il suo originale, ed è di un marchio, diciamo, antagonista, poiché è un Baltic con sgancio rapido. Ho preferito appunto togliere il bracciale per dar maggior rilievo alla forma della cassa. Parliamo infatti di questa cassa, che è mutuata ovviamente dai precedenti modelli, ossia dai loro Esagraph, dai loro Chrono. Ed è proprio quelle casse che hanno preso fortemente ispirazione dalle casse di Heuer. Qui invece ritroviamo questa cassa voltata al genere Skin Diver. La cassa presenta una satinatura nella parte frontale delle anse e invece una lucidatura a specchio nella parte laterale della cassa. Ed è proprio qui che devo far notare una prima criticità, soprattutto per quanto riguarda la satinatura delle anse, non prive di piccole sbavature. Ovviamente, come la criticità del bracciale, va tenuto conto anche del prezzo di lancio di questo orologio e quindi della sua fascia di prezzo. Non va tenuto invece in considerazione il prezzo attuale a cui questi orologi sono venduti, poiché negli ultimi tempi si è assistito su questo marchio e su molti modelli, su quasi tutti i modelli di questo marchio, a delle speculazioni piuttosto elevate. E ora andiamo a vedere tecnicamente come si presenta la corona, che ovviamente è a vite, non è protetta da spallette, ma ha comunque un buon funzionamento, un buon grip e funziona molto molto bene. In serraggio e poi successivamente anche in chiusura non ci sono malfunzionamenti. Parliamo ora della ghiera, che è unidirezionale a 120 scatti. La lunetta invece è in alluminio, l'azionamento è abbastanza preciso, non ci sono particolari giochi o evidenti giochi, e il suo grip è più che buono, poiché ci sono questi dentini che
che vanno appunto ad aumentare il grip sulla ghiera stessa. Lateralmente possiamo vedere anche la corona logata e la finitura lucida. Il fondello invece si presenta in modo minimalista con le sole scritte del marchio e l'impermeabilità. Andiamo a vedere ora qualche macro a sottolineare l'abbondante applicazione di Superluminova. La BGV9 infatti fa il suo bel lavoro e la luminescenza è praticamente assicurata e duratura. Come si può vedere dalle immagini, al buio è davvero un faro. Peccato però non aver dotato il dot di materiale luminescente. A mio avviso, un diver deve avere come punto di riferimento assoluto, soprattutto al buio, il dot luminescente. Se invece rimuoviamo il cinturino, andiamo a scoprire il seriale dell'orologio e dall'altro lato andiamo a vedere che invece c'è un altro dato che va a sottolineare che la cassa è in acciaio inossidabile. Alla vista laterale possiamo vedere come questi dentini sporgano. In HTD dicono di essersi ispirati ai denti di uno squalo. Ora andiamo a smontare il fondello e vediamo cosa si cela dentro questo orologio, ossia il Miota 9039, un ottimo movimento per la sua fascia di prezzo. Parliamo delle sue misure. La cassa è di 39 mm, il lag to lag da 47, spessore di 12 mm e passo d'ansa da 20 mm. Rendono questo orologio davvero ben equilibrato, ottimo al polso per qualsiasi polso medio-piccolo e soprattutto di una proporzione pressoché perfetta. Qui sul mio polso, come vedete, veste perfettamente. Peccato appunto per il vetro zaffiro che non ha proprio un antiriflesso performante, non riesce spesso a tenere a bada i riflessi. E ora arriviamo alle conclusioni, ossia cosa ne penso io di questo HTD Aquatic Pallettoni. Indubbiamente bisogna fare una premessa: il marchio ha sempre lavorato bene e i loro successi sono sotto gli occhi di tutti. Infatti, si tratti di questo diver o che si tratti del loro modello originario, ossia l'Esagraph, nelle varie configurazioni che abbiamo imparato a conoscere nel mercato del secondo corso come orologi molto molto ricercati e apprezzati, abbiamo quindi capito come questi orologi rappresentano per molti appassionati un vero e proprio oggetto del desiderio. Io però devo cercare di essere il più distaccato possibile e, nonostante abbia apprezzato tantissimo questo orologio, devo comunque non essere tanto contento di quello che c'è dietro la speculazione di questo marchio, soprattutto perché ho visto prezzi, a mio avviso, troppo elevati e che poco hanno a che fare con la qualità ottima di questo orologio, ma non da giustificare questi prezzi. Quindi un bellissimo orologio che si aggiunge alla collezione HTD. Grazie mille per la visione di questo ennesimo video, noi ci vediamo alla prossima e non dimenticarti di iscriverti al canale.